Ragazzi, oggi vi do 5 motivi per cui dovreste assolutamente visitare la Lapponia. Il motivo numero uno, e anche forse quello più scontato, è l'aurora boreale. La Lapponia è un posto speciale per l'aurora boreale, è facilissima da vedere e con i suoi ampi spazi aperti si riescono ad osservare incredibili archi delle luci del nord. Farsi due passi dopo cena andando a cercarle, queste luci del nord, è anch'essa un'ottima ed incredibile esperienza. Riparatevi bene dal freddo, ma se siete vestiti a dovere non avrete problemi. Il secondo motivo è una gita con i cani da slitta. I cani, lo sapete, gli husky sono adorabili, e farsi trainare all'interno di un bosco ricoperto di neve da questi cani è un'esperienza unica, un'esperienza molto divertente ma anche molto emozionante. Motivo numero 3 è il bagno nel lago gelato dopo una sauna. Questo forse è il modo per comprendere al meglio le abitudini finlandesi. Lo so che sembra un'esperienza un po' estrema, ma vi garantisco che non lo è. Dopo una bella sauna dove ci siamo riscaldati, abbassare la temperatura entrando nell'acqua gelida fa soltanto del bene al vostro corpo. I benefici vi garantisco che li potete sentire all'istante. Motivo numero 4, una corsa sul lago gelato con le motoslitte. Questa è un'esperienza molto divertente e anche un'esperienza che ti permette di percorrere lunghe strade che ti fanno scoprire meglio il posto, ti fanno vedere molte più sfaccettature della Lapponia, anche sfaccettature che sono molto lontane da quelle che sono le nostre abitudini. Quinto ed ultimo motivo, ma forse il mio favorito, un trekking in montagna per andare a vedere il tramonto dall'alto. Percorrere un trekking su una montagna in Lapponia è lì per sé un'esperienza molto bella, passando tra metri di neve attorno ad alberi gelificati, ma arrivare in cima, osservare i laghi gelati dall'alto mentre si illuminano sotto la luce del tramonto del nord è veramente un'esperienza incredibile, un'esperienza che mi porto nel cuore e vi consiglio assolutamente di fare. Se in Lapponia ci volete venire con me, in descrizione potete trovare il link del mio viaggio, ma con o senza di me, mi raccomando, non dimenticatevi di visitare la Lapponia.